Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simón Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Discorso, è sempre imbarazzante, sai cosa dire il discorso, poi il festeggiato che si deve dire, cioè, sono contento che siete, eccetera. E quindi questo è l'imbarazzo del discorso in questa occasione, che, ma dice, tutte le messe sono, certo, questa ha un carattere un po' diverso e particolare. E poi soprattutto, come dire, seguiamo quello che stiamo, visto che noi abbiamo iniziato un itinerario, eccetera, perché poi sono tantissime le cose che bisognerebbe, e quindi non le devo dire, ma cerchiamo di entrare in questo, più profondamente in questo mistero, così ce lo godiamo proprio tutto. Abbiamo ascoltato questo testo che poi, come dire, e oggi l'istituzione dell'Eucarestia
non ha parlato di questo il testo, perché non ci ha detto che Gesù nell'ultima cena prese il pane, lo spezzò, lo diede, che lo raccontano gli altri sinottici e gli altri Vangeli, Matteo, Marco e Luca, negli Atti degli Apostoli è ripreso, Paolo anche lo riprende, Giovanni no, non fa. E sembra che non parli dell'Eucaristia Giovanni, in realtà è quello che ne parla di più, perché adesso è cominciato il capitolo 13, fino al 17 parlerà solo di questo, spiegando che significa l'Eucaristia, sono 4 capitoli proprio dove spiega abbondantemente, ma non solo, Giovanni ha già dedicato tutto un capitolo che ha 80 versetti, cioè molto lungo, sull'Eucaristia, che è quello che noi riconosciamo come il segno della moltiplicazione del pane, della condivisione del pane, che comincia appunto con la moltiplicazione del pane e poi alla fine spiega che significa, eccetera. Quindi è quello che più ne parla senza dire mai la prima verità, adesso ci siamo capiti, abbiamo spiegato, cioè il fatto storico. Non gli interessa. Non gli interessa raccontare il fatto. Lui già parte da una seconda verità. Dà per scontato che il fatto lo sappiamo tutti, che Gesù ha preso del pane, l'ha spezzato, l'ha dato, ha detto questo è il mio corpo. Anzi, proprio se vogliamo stare proprio letteralmente, ha detto questo mio corpo, questo mio vino sparso. Questo già sa che tutti lo sanno questo e tutti lo fanno, perché Giovanni è stato scritto nel 80-90, quindi a fine del secolo, e quindi l'Eucaristia si celebrava tutte le settimane, e quindi i cristiani facevano questo rito tutte le settimane ormai da 70-80 anni, quindi non doveva ribadire Giovanni, no, però forse doveva far entrare più in profondità rispetto a questa verità, perché non è un rito, non è un rito, perché se è un rito, allora Gesù è un capo religioso, è venuto a fondare una nuova religione, eccetera, ma di questo ce ne stanno tante, ognuno si dedica a quella che vuole, a quella che gli piace di più, non c'è problema, ma qui non si tratta di questo. Quello che succede nel dialogo che succede tra Pietro e Giovanni, Gesù quando va per lavargli i piedi, è esattamente questo. Perché lui dice, tu non mi puoi lavare i piedi, perché io so chi sei tu. Tu sei Dio, Dio non può lavare i piedi agli uomini. Come fa un Dio, come fa un capo? Immaginate, il vostro capo viene e vi dice, che devo fare per te? Non lo troverai mai. Se avete un capo così, baciategli i piedi voi, voglio dire. Cioè, non... Quello viene, lui sa già quello che deve fare e tu sei suo, come dire, a suo servizio. Lui ti dà le direttive e tu fai quello che lo devi fare. Ma non ti dirà mai grazie, a meno che non sia particolarmente gentile, magari ti dice grazie, ma non si sente, come dice Gesù, quando uno ha fatto il padrone si rende verso un servo, si rende obbligato verso il servo, no, ha fatto quello che doveva fare. Quindi Pietro dice, tu sei il Signore, io sono il tuo suddito, perché così, pensa Pietro, non è possibile questa cosa, non si può fare. Gesù gli dice, nel dialogo, dice, ma se tu non fai così, non hai parte con me. E già è la prima indicazione. L'Eucaristia non è per fare un rito, ma è per avere parte, per essere partecipe, per essere un commensale, uno seduto alla stessa mensa, per essere uno che mangia, un compagno, uno che mangia il pane insieme. Se tu vuoi partecipare della mia intimità, devi entrare con me lì dove sto io. E allora Pietro dice, un Dio così bello che ci invita, anche i padri l'hanno detto, e anche, no, si sapeva con Mosè, in fondo, quando gli partecipa alla legge, gli dice, se tu osservi la legge, tu mi appartieni e io appartengo a te, tu sarai il mio popolo e io sarò il tuo Dio. Quindi dice, sì,
mi sta bene questo. E allora facciamo un rito nuovo, perché solo i piedi? Facciamo una cosa, no? La testa, le mani. Scusate, prima c'è un passaggio che dice: tu adesso non lo puoi capire. Perché non lo può capire adesso? Perché ancora non aveva visto che significava che Dio lava i piedi. Cioè che Dio morirà per l'amore della sua creatura, come dice San Francesco, non tanto per amore, ma per l'amore dell'amore della creatura, perché la creatura capisca e, come dire, di fronte a un atto d'amore così grande lo ripaghi con l'unica moneta che lui vuole da noi, cioè il nostro amore, cioè che lo riamiamo. Non vuole altro, non vuole nessun sacrificio, non vuole olocausti, non vuole che tutti, no, vuole solamente che tu gli voglia bene, come un genitore gli supplico: figlio mio, per favore, voglimi bene, cerca di volermi bene. E, ma non perché per me, perché fa bene a te se tu vuoi bene a me. Non lo puoi capire, perché lo capirai quando vedrai quello, allora quello sarà quello che ti farà capire. Pietro non sa di che cosa sta parlando Gesù, non sa di questo, però dice: va bene, mi piace questo Dio, fammi entrare in questo, voglio entrare in questo. E Gesù gli dice: non è ritualità, non si entra per un rito, non si entra per, non è questa la via, non è questa la via. Tu ormai già sei dentro, perché quando io ti ho chiamato tu hai detto sì e sei venuto, quindi in realtà hai già cominciato ad entrare in questa dimensione, solo che non l'hai ancora compresa fino in fondo, cioè non ci sei entrato totalmente, perché appunto non hai visto fino a che punto io ti voglio bene, no? È come un figlio sa che gli vuoi bene, però è piccolo. Quando capirà fino in fondo il bene del genitore? Quando lui finalmente vedrà il genitore, come dire, negli occhi, cioè da pari, quando crescerà, quando sarà adulto, quando finalmente vedrà il compimento anche del genitore e lui si compirà come figlio e, guarda caso, comincerà ad essere libero, perché diventa lui padre, diventa lui, ma lì comprende fino a che punto, e allora lì entra finché non partorisce lui, finché non lo fa lui il figlio, non capisce. Quindi, primo strato, primo livello di verità è che Gesù nell'ultima cena ha spezzato il pane. Ma il secondo livello di verità è che Gesù ha spezzato la sua intimità per far entrare dentro tutti noi. Ma andando più in fondo, perché questo potrebbe essere, cioè, se dalla prima verità ne vengono fuori tutti gli osservanti che vanno a messa tutte le domeniche perché devono ripetere il rito, perché devono rifare quello che ha fatto Gesù, e quindi fate questo in memoria di me, significa replichiamo questa cosa, rifacciamo, andiamo tutti al messa, chi non ci va poi va all'inferno, tutte queste cose, no, che abbiamo. Ma questo non è che è falso, però è un livello, è come stare in superficie. Se tu scendi ti accorgi che Dio ti ha invitato all'intimità con Lui, e perché tu non eri capace di entrare in questo è sceso Lui. Ma Giovanni dice: c'è ancora, Giovanni Aquila, c'è ancora una verità ancora più profonda dietro questo, è che tu, comunicando a questa cosa, diventi tu il generatore di questo. E il fine per cui è stata fatta questa cosa è questo, cioè perché tu diventi Gesù Cristo, perché tu diventi dono, perché tu viva la tua vita così,
perché così sarà in pienezza la tua vita, non espressa in una ritualità, vada a faticare tutti i giorni. Secondo livello, perché mi ha già cattato lo stipendio, a me non è che mi importerebbe tanto lavorare, però ci tengo alla mia famiglia. Ma nel terzo livello io so che proprio il mio lavoro, questo mio lavoro, questo che io faccio, nel quale esprimo me stesso, questo edifica il mondo. Questo mio, questa mia realtà, questa sta edificando il mondo, non un'altra. Perché Gesù Cristo, se fosse al mio posto, andrebbe a lavorare, così, farebbe quello che faccio, sono professore, farebbe il professore. Perché in me Gesù Cristo fa il professore, in me Dio fa questa cosa oggi, oggi, in me Dio fa Eucaristia oggi, adesso. In me Dio raccoglie tutto il mondo, in me Dio continua a servire l'umanità, a lavare i piedi dei fratelli. Divento lo spazio in cui questa realtà si esprime, vive. Questa è la verità più profonda del mistero che celebriamo, che fa di noi tutti questa realtà. E per questo alla fine il comando dice: avete capito cosa ho fatto? Ecco, allora se avete capito, voi cosa dovete fare? Fare questa cosa l'uno per l'altro. Radunato questo. E in questo esercizio che sta il vero sacerdozio, di cui tutti facciamo parte, perché tutti siamo sacerdoti, perché tutti possiamo rendere sacro quello che facciamo, consacrare quello che facciamo, qualsiasi cosa essa sia. Se è vissuta così, tu la consacri, tu la fai diventare una cosa sacra, nel senso che esprime Dio, che poi vuol dire sostanzialmente, in base a questo, che esprime se stessa, esprime quella che è. Perché è, come dire, è l'obbligo che noi abbiamo nella nostra ritualità, nel nostro primo livello delle nostre fantasie. Dobbiamo costringere tutti a venire qua e tutti a fare la stessa cosa, come i reggimenti, come tutto facciamo così. E quindi pieghiamo il reale alle nostre idee. In un certo senso, quando obblighiamo che tutto annaia a messa, stiamo, come dire, obbligando tutti a fare che la messa sia importante, lo sto dicendo adesso, ma non è nell'obbligo di far venire le persone alla messa, è come se tu facessi l'obbligo che tutte devono venire un compleanno mio, ma non mi interessa, voglio dire, cioè che mi interessa al compleanno mio, voglio le persone che sanno almeno quando sono nato, perché vuol dire che forse un po' mi conoscono, e di quelle lì sa quelli che mi vogliono bene. Del resto, che se lo ricordino, lo sappiano, lo faccio, mi farà pure piacere, però non è che mi cambia la vita, e poco mi interessa. Che tu mi raduni migliaia di persone qui a fare la messa domenicale, perché hanno fa, perché devono ripetere una cosa, cioè sì, è come tutti quelli, al mio compleanno sono venuto, e certo, gli ho offerto un pranzo, gli ho offerto le cose, gli ho offerto tutto a gratis, e io volevo dire pure che non venivo. Te pare, peggio per te se non vieni, voglio dire, ti ho dato tutto, ti ho offerto tutto, no? Ma chi poi di questi è venuto veramente? Chi poi di questi sta partecipando a questa cosa? Quando si fa in questo modo, si obbliga la realtà a piegarsi alle nostre idee, la deformiamo, come dire, stroppiamo le cose, le pieghiamo al nostro desiderio. E hanno a essere come regime noi. E per questo mi sembra infelici. Perché la realtà è la realtà. Le cose sono le cose e noi per forza devono entrare, e allora continuiamo a portare un modello di chiesa che non c'è e ci fa soffrire solamente. E più noi poi ci infiliamo in questa cosa, più la sofferenza aumenta, perché più questo mondo va per i fatti suoi. No, cioè, e poi ti viene rabbia, perché poi chi invece comincia a capire qualcosa ed entra dice: ma com'è che... E certo,
E certo, perché tu stai obbligando persone a fare delle cose che loro dicono, ma perché? Se la vita mi porta, ma perché? Perché non mi insegni a vivere eucaristicamente il mio bagno a mare l'estate? Perché non mi insegni questo? Perché? Perché io solo rinunciando al mare e venendo a messa ho fatto una cosa sacra? E se mi sono pigliato un po' di sole che mi servirà per abbrungrire questo inverno? No. Dov'è sta cosa? Ma Dio mi ha fatto un corpo, questo corpo si ammala, ci viene atisi perché non è stato mai usato. Ma ti rendi conto? Allora è contraddittorio questo Dio. O no? Insegnami come vivere Gesù Cristo, l'Eucaristia, pure quando sto con un costumetto a mare, ma senza pigliare il mio libretto delle preghiere e mettermi e fare in ginocchio per fare agli altri preghiere. No, a viverlo in un modo dove io posso trasmettere, anche facendo un bagno a mare, anche qualsiasi cosa, che bagno a mare per dire qualsiasi cosa, io posso trasmettere questo, perché questo è vivere la realtà in consonanza con la realtà. E Gesù Cristo è uno che ha cambiato le cose perché è stato consonante, ha suonato come suona l'armonia del mondo. Allora in questo gesto qui c'è il senso proprio che fa girare l'universo, che fa girare gli astri, il motivo per cui ogni cosa continua ad andare avanti, perché ogni cosa è non semplicemente come un ingranaggio con l'altra, ma ogni cosa è fatta per l'altra. E nella misura in cui vive per l'altra, fa girare le cose. Nella misura in cui ogni cosa non è egoista, non pensa solo a sé, ma vive per tutto il corpo, dà vita al corpo. E lo sappiamo benissimo, quando una cellula fa i fatti suoi e non vuole campare più per le altre, si chiama tumore, è accire, semina morte. E la legge della vita è questa qua, che noi poi celebriamo in un atto la domenica, quando ci andiamo facciamo il livello concreto e storico di verità, ma stiamo facendo tutt'altro quando facciamo questa cosa. Stiamo vivendo il nostro consacrare, il nostro servizio sacerdotale espresso da un sacerdote che lo fa ministerialmente, ma tutti quanti insieme, perché mettiamo la nostra vita, come faremo adesso, siamo invitati a mettere la nostra vita, perché è la nostra vita che si deve trasformare, non il pane e il vino che diventano Gesù. Sei tu quel pane e quel vino, sei tu frutto della terra, frutto di questa biologia, no? E del tuo lavoro, di tutto quello che fai nella tua vita, sei tu questo che viene messo sulla patena e sei tu che devi essere trasformato in Gesù Cristo, in alimento vero per questo mondo, per la tua esistenza. Questo è il mistero in cui entri, e questo è il mistero della tua trasformazione. E per questo ci è lasciato questo segno. Non era perché Gesù dovesse stare nei tabernacoli, sebbene ve l'ho detto pure all'inizio, che bello è che tu entri in una chiesa e vieni finalmente alla lucetta, no, a San Gennaro, a San Francesco, vieni alla lucetta rossa e dici là ci sta. È come un appuntamento, è come una cosa, no? Sono quelle cose degli innamorati, guarda, ma la stessa luna, voglio dire, non funziona, è scemo, però due persone che si vogliono bene o sanno, se tu gli vuoi bene lo sai che Dio sta dappertutto, però poi entri nella chiesa, vuoi a cercare, di solito lo mettono in un angolo abbastanza nascosto, vabbè, diciamo per far pregare meglio, cerchi questa lucetta, questa spia, e per te ha un senso quella cosa. Entri in una chiesa ormai e non guardi prima gli affreschi, come che bella, guardi prima, cerchi il bello della situazione che è Gesù Cristo, cerchi sta cosa e vai, ma lo sai solo tu, perché l'appuntamento con il tuo, no, gli altri si distraggono per le cose, per gli altri stasera è luna piena, per te non è luna piena, è un'altra cosa, è assa cosa, voglio dire, però tu guardi in questo modo. Ora, ripetiamo, facciamo bene, ma poi scendiamo, e scendiamo ad un secondo livello, quello di dire, ma tu guarda Dio che ci lava i piedi, ma tu guarda, abbiamo un Dio che ci ama fino a questo punto, o uno che proprio non se ne importa, io gli posso dire, ma io ho fatto, ma non me ne importa, ma che vuoi che sia, cioè, sei om, è chiaro che fai cose l'om, e gli uomini che fanno, imparano.
imparano e giocano, e mentre giocano imparano. No, stupidi quelli che poi non imparano mai, perché hanno sempre pazziato. Ma quello è, no. Allora, ma pure per quelli ci devo trovare una via, pure per raccogliere quelli lì, no? No, però ancora questo non è. Il terzo è, dice, ma questo sono io, quello che sto facendo sono io, e quindi fate questo in memoria di me, significa ripetete il gesto in voi, ripetetelo voi adesso, fatelo voi, ricordando quello che ho fatto io, fatelo voi, amatevi gli uni gli altri, e se fate voi questo, allora il mondo eucaristico, eucaristia significa ringraziamento, il mondo, la tua vita dice grazie a Dio, mo si sono perse più le cose, grazie a Dio ce l'ho fatta, grazie a Dio certe cose ripetiamo, perché veramente è tutto grazia di Dio, ed è tutto per grazia di Dio che avviene in noi, e quando diciamo grazie a Dio pensate eucaristein, ah, il ringraziamento, tu sei il ringraziamento, l'umanità è il ringraziamento, il cielo, la terra è il ringraziamento, celebrate messe ovunque e soprattutto celebratele nei posti più improbabili, dove pensate che non mai si possa fare ringraziamento, e il primo posto è il nostro dolore, questo lo sappiamo, ma è un altro discorso questo, ma è lì dove nessuno si aspetta, tu vedi, è come nessuno sa, e tu vedi la lucetta rossa e dici è là. Chi non capisce, non capisce, ma tu sai. È così, nessuno saprà, ma è un codice tuo e suo. E la tua vita e la vita intorno a te deve diventare questo. Per questo ci è stato lasciato questo mistero. E adesso piano piano ci entriamo. Adesso ripetiamo il gesto della lavanda con gli apostoli che abbiamo recuperato da qualche parte, perché ci sono i latitanti, ci sono quelli che, no? Alcuno stava in prigione, non so com'è. C'è un latitante, Tommaso ce l'abbiamo tra. Tommaso c'è, un Tommaso si è, no? E come dire, sono gesti antichi, cose, appunto, fa bene pure, come dire, entrare per questa via, quindi adesso ci prepariamo a questo, ripeteremo questo gesto, ma appunto dietro quel gesto c'è la ripetizione che è la legge della vita, tutte cose si ripetono, cose buone tutto quanto si ripete, e quindi no, come ci ricordiamo in questo ritmo e poi continuiamo, poi piano piano vi spiego il resto, ma piano piano entriamo e adesso ci viviamo quest'altro momento.